Questa proposta del Movimento 5 Stelle che abbiamo dovuto trasformare in ordine del giorno aveva solamente l'intento di andare verso delle elezioni pulite. Vado subito a spiegare cosa intendo. Per esempio, utilizzare delle urne elettorali trasparenti, così come avviene in altri paesi. Perché? Perché si sono verificati dei casi dove delle schede elettorali, per esempio, venivano introdotte all'interno dell'urna di cartone prima dell'apertura del seggio, falsando ovviamente il risultato finale. O come per esempio il sorteggio degli scrutatori, anziché la nomina della commissione di garanzia che poi è fatta dagli stessi consiglieri comunali, ovvero dai partiti che attualmente nominano gli scrutatori. O per esempio la modifica delle cabine elettorali con il semplice intento di far sì che il presidente di seggio, gli scrutatori, potessero verificare la presenza o meno di comportamenti irregolari. Esempio, la fotografia del voto o una persona che ha ricevuto una scheda fuori dal seggio che all'interno della cabina la scambia e riporta la scheda fuori. Tutti trucchetti che vengono fatti per falsare il voto, i cosiddetti brogli. E se qualcuno magari sorride o minimizza l'argomento, ricordo anche ai cittadini che ci sono state condanne su questi argomenti e che la volontà da parte del governo di esprimere un parere contrario non fa altro che testimoniare come non si abbia voglia di far sì che questo ordine del giorno, queste proposte che sono state accolte quantomeno come proposta dalla Camera, non si ha voglia di approvarle, perché effettivamente o probabilmente le elezioni pulite non fanno comodo. Grazie.